Palermo, 25 aprile 2017. Per la prima volta, nel giorno della festa della Liberazione, si è svolta nelle strade del centro storico di Palermo la gara podistica Trofeo Equilibrio Running Team, che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti di tutte le età, perfino della classe anni 30. Un'esperienza bellissima da organizzare, bellissima partecipata da molte persone, considerando il giorno di festa e considerando il clima, per poter pure andare a fare una passeggiata al mare. Abbiamo avuto un bel riscontro, una bella risposta e sono contento e felice sia per la nostra società, per l'Equilibria, per Toto Badagliac, il presidente, che ci ha messo faccia e anima, e per la cittadinanza di Palermo, perché veramente Palermo merita questa manifestazione e fare vivere la città. Siamo qui per portare appunto movimento in città, portare persone anche da fuori e ci stiamo riuscendo. Gli atleti hanno attraversato il Cassaro via Maqueda per giungere al Teatro Massimo, per poi tornare indietro verso la cattedrale percorrendo circa 10 km. Roberto Spada, ascolta Mandoli Partidico, Scaglione. L'organizzazione è un poco complicata perché è un anno che ci stanno dietro, perché io li seguivo da dietro, che hanno organizzato tutto il centro politico, mio marito, il vicepresidente e Salvatore Badagliac. Io ho visto tutto da dietro. È un'organizzazione abbastanza complicata perché si inizia dai permessi e così via dicendo. Perché a salire sul gradino più alto del podio maschile è stato Yuri Floriani, che ha chiuso la gara in poco più di 30 minuti. A soli 14 secondi si è piazzato il marocchino Bibi Ahmad, vincitore domenica scorsa della maratonina del vino a Marsala. Gradino più basso del podio per Lucio Cimò. La gara femminile ha visto al primo posto Barbara Bennici, che ha chiuso il tracciato di 6 km e 600 metri in 23 minuti e 45 secondi. Secondo e terzo posto rispettivamente per Simona Vassallo e Angelita Bonanno. Alla gara hanno partecipato tanti appassionati, ma è anche stata una giornata di festa in cui passanti e turisti hanno potuto ammirare, in una splendida giornata di sole, il percorso arabo-normanno cittadino. Gioele Pennino per Giornale Cittadino Press, Palermo.